Allora, in costante aumento il fenomeno dei supercaricabatterie, delle super ricariche. Io ho un Samsung e il fast charge per me ormai è diventato fondamentale, visto che riesce a caricarmi il cellulare in poco più di tre quarti d'ora in modo completo, va. E anche se lo sto usando, comunque in poco tempo mi riesce a caricare tutto il cellulare. Ho scelto questo caricabatterie perché è fast charge di tipo 3, cioè compatibile anche con il Samsung Galaxy S7. E a differenza del fast charge utilizzato dall'S6, il fast charge utilizzato dall'S7 riesce a sfruttare i 12 volt. Questo perché un caricabatterie normale carica 5 volt, o un caricabatterie fast charge Samsung di tipo 2 carica 9 volt, mentre questo riesce a caricare ben fino a 12 volt. Ovviamente il cellulare deve essere compatibile, come solo, o non solo, il Samsung Galaxy S7. Qui vediamo le specifiche. Soltanto finora mi sembra il OnePlus utilizza un fast charge molto particolare che invece di caricare tramite un voltaggio elevato, carica tramite un amperaggio elevato. Non sono molto d'accordo con questa pratica. All'interno troviamo il caricabatterie e basta. Pensavo uscisse anche un cavetto, sinceramente, ma non è uscito. Questo è il mio vecchio caricabatterie che adesso sostituirò. Come vedete, il caricabatterie Samsung, non so se riuscite a vedere, è in grado di caricare a 5 volt a 2 A e a 9 volt a 1,67 A, mentre questo, vi lo faccio vedere dalla scatola che è tutto nero, in grado di caricare a 9 volt ben a 2 ampere, quindi ancora più veloce del caricabatterie originale. Mentre il cavetto, come vedete, non è originale Samsung, perché il cavetto originale Samsung si è rotto e non una sola volta, ne ho comprato anche un secondo, quindi lo considero una vera merda. La particolarità di questo caricabatterie, oltre alla sua estrema velocità, è anche la sua estrema comodità, poiché può essere inserito un cavo USB sia da un lato, che adesso vi faccio vedere ruotando il jack USB, anche dall'altro. Questo grazie alla sua innovativa grigliettina, qui se si vede, che ha i connettori sia sopra che sotto. Se, beh, detto questo, penso sia tutto per questo caricabatterie. Vi volevo aggiungere che se avete bisogno di un qualcosa in più di un caricabatterie, Choetech fa anche una basetta per ricarica wifi. Questo credo costi all'incirca sui 17 euro, 15 euro, una cosa del genere. Se lo trovate a meno, compratelo, perché mi sembra che al momento, inizio agosto 2016, sia questo il prezzo, sui 15 euro, vi dicevo. Se avete bisogno di una basetta di ricarica wifi, c'è anche il modello che, oltre al caricabatterie, vi dà anche il filo, che per un fast charge 3 è molto importante il filo, perché deve essere molto doppio. Questo è anche un po' sottile. Molto doppio, infatti ho visto l'altro modello e ha un filo molto molto doppio che credo acquisterò a parte. E la basetta, quindi vi esce il kit completo, caricabatterie, basetta e filo, sui 30 euro. Oltre a questo, la basetta inoltre è fast charge 3, non fast charge 3, quindi è proprio il non plus ultra della tecnologia.
E ve lo consiglio rispetto a questo, che qui 15 euro acquistate soltanto un caricabatterie, mentre lì con 15 euro, quindi aggiungendo 15 euro, acquistate non solo un cavetto molto doppio per il caricabatterie, quindi toglieteci un altro 5 euro, che vabbè non troverete nessun filo a 5 euro, ma toglietene 5 e per 10 euro acquisterete anche una ricarica, una basetta di ricarica wireless. Per 10 euro fast charge, che quella Samsung costa tipo 40 euro. Vabbè, lasciamo stare. Questa casa ho già altri prodotti di questa Choetech e devo dire che mi trovo molto bene. Detto questo, vi lascio decidere quali prodotti acquistare e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!